Pronto? Onorevole Cosentino? Sì? Buonasera alla segreteria dell'onorevole Bossi. Posso passarglielo? L'onorevole vuole Sì. parlarle. Grazie. Pronto, Nicola? Nicola, pronto, ciao, come stai? Buonasera, bene, bene. Volevo salutarti, volevo dirti che questa telefonata deve rimanere tra noi perché sono contento alla fine di come è andato il voto. Adesso c'è il problema con Maroni, con Bobo. Io non finirò mai di ringraziarti, non finirò mai di ringraziarti perché sei stato decisivo per evitare una zozzeria, insomma, che stavano ulteriormente portando su di me, ma in particolare sulla PDL Campania. Ti sono grato per la vita, questo lo devi sapere. Davide, adesso abbiamo il problema con Maroni, che anche lì da quel fazio lì vuole rompere tutto, vuole rompere tutto. Meno male che non hai ringraziato la Lega, meno male. No, e lo faccio perché era inopportuno farlo per dare adito. Io ho ringraziato il Parlamento senza ringraziare nessuno in particolare pubblicamente, ma io ho detto anche al Presidente Berlusconi, insomma, che insomma, sono contentissimo e ti ringrazio per la vita. Vedete qua, ci stanno rompendo il culo qui al nord, perché è una storia brutta, perché Lo so, c'è un lo problema so, con la lo so. base, adesso tutti che telefonano e dicono avete salvato Cosentino, avete salvato. Lo so, ma io dimostrerò la mia totale estraneità a tutte queste porcate. 20 anni ha governato solo la sinistra, siamo stati sempre all'opposizione. Vogliono colpire il cambiamento perché è da un anno che siamo al governo. Loro 20 anni e hanno generato questo sistema. Hanno un sistema di clientele, di sprechi. Sotto di loro sono state sciolte 60 amministrazioni comunali per infiltrazioni della camorra, tutti i sindaci della sinistra. E nessuno qua ha detto mai niente, né la stampa, né la magistratura, né niente. Vogliono colpire politicamente. Io sono soltanto uno strumento, ma vogliono colpirmi, colpire la PDL, il centrodestra, che dopo 20 anni di opposizione da un anno sta al governo della regione. Questo è. Io adesso con Maroni, comunque, siccome è stato ministro degli interni. È stato con me, ministro degli interni, ogni volta che è venuto. Io insomma l'ho apprezzato dalla stampa, l'ho difeso, Adesso ha io fatto l'ho sta cosa. difeso ovunque, sulla legge Bossi, la tua legge sull'immigrazione, mentre i magistrati, compreso quello che ha giudicato me, invitavano alla disobbedienza civile, io difendevo il provvedimento nelle piazze, ma insomma, con me ha sempre avuto un rapporto insomma, normale, cordiale, insomma, poi lui lo sa bene come stanno le cose in campagna, da lui non me l'aspettavo proprio, non me l'aspettavo. Ha fatto un calcolo politico. Vabbè, magari ci vediamo, voglio venire qua. Ti mando un bacio grande, 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 Vengo grande. con Renzo, magari giù. Va Perché anche bene. Renzo ti voleva salutare. Ciao, grazie, grazie, Va grazie. bene, Ciao, Nicola. ciao. Allora.